Voi direte, ma si può iniziare un film con uno che mangia? Sono le 4 e mezza di mattina. Camille mi ha svegliato. Sono le 7:30. Magia, eh? 1, 2, 3. Che ne sono? 7:30. È vero. Come potete vedere dall'abbigliamento, ci stiamo preparando per l'impresa siciliana. 100 e qualche cosa chilometri. Stiamo per partire. Buongiorno. Ma i miei occhiali da sole? Sei carichi i miei occhiali da sole? Mancano più o meno 121 chilometri. Ma si va alla grande. C'è questo litorale meraviglioso, sono tutte dune di sabbia. Fenicotteri! Non so se si sono lontani. Andranno verso il loro paese, sono in fase migratoria. Ma cosa ho mangiato stamattina? Il manuale delle giovani marmotte. Una gazza ladra! Un fringuello! Un ufufa! Avete visto? E per la serie, gravellando un po' qua un po' là, eccoci qua! Qua forse sono... non è il giro di Google, però è vero che stiamo usando un'altra applicazione. Comunque stiamo facendo la ciclovia, come si chiama? Eh? Come? Il Teriplo di Sicilia, da Pozzallo a Siracusa, 122 chilometri, calcolando che noi siamo partiti da un po' prima e che questo qui ci fa fare dei giri un po' alternativi. Qua c'è dell'acqua, aspetta, questa è Pachino, le distese di pomodori di Pachino. Sano sterro pietroso in mezzo ai pomidori. Volevo sapere se mi eri vicino. Che vai, 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 ma vai ben pianino, vai, 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 ma senti questa, vai, vai, adesso hai preso l'info. Vai, vai, vai. Infangate in quattro posti che uno non può immaginare quanto fango c'era in tutto questo secco. Siamo ripartiti, dai, adesso vediamo se riusciamo a tornare sulla statale. C'è un altro po' di fango. Allora, prima tappa, porto palo di passera, non so come si chiama, mia cosa, mia colpa, mi sono scordato il portafoglio in furgone, quindi siamo senza soldi. Abbiamo i cellulari, adesso vedremo di trovare escamotage per biglietti e tutto.
Signori e signori, abbiamo fatto colazione, siamo ripartiti e questo è il punto più meridionale d'Italia, senza togliere niente che fare a Lampedusa. Ma qui si incrociano i due mari, giusto? Quindi è Mar Ionio con Mar Mediterraneo, o se no solo le due correnti. Vedete le onde di qua e le onde di là. Non è un bacino dopo tutte le vicissitudini. Mia colpa, mia colpa. Ha parcheggiato lì. Amore, fermati qua, dai. Al cagnone che fa lo chiudi fila. 20 minuti dopo, vediamo se è finita. Sì, l'ultimo, il cane porta in giro l'ultima. Un altro cane, bravi! Ah, poverino, che c'ho paura. Beviamo un po'? Beviamo un po'. A quanto pare sembra che vogliono rimettere in auge la ferrovia fatta durante l'era fascista, quando riuscirono a unire gran parte della Sicilia con la linea ferroviaria che fondamentalmente non c'era. A vedere così sembra che stiano ristrutturando tutto. Binario morto. Bravi! Infatti dopo 70 km abbiamo sempre questi viuzzi qui da fare. Tanto basta! Certo che siamo giusti. È una data di salvataggio. Il problema qua, a parte le strade, è che è questo. Cioè, dovunque vai, qualunque strada, e non dico che è tutta così, abbiamo trovato dei posti senza neanche un po' di ruspo, ma ragazzi, non è possibile, non è possibile. Cioè, rovinare, guarda. Dappertutto, dove non si vede nascosto, è terrificante. Chilometro 87, se tutto va bene, sto parlando con la mia amica telecamera, se tutto va bene a cavallo dei 100 dovremmo essere arrivati. Abbiamo fatto deviazioni perché vi farò, come avete visto nel video, la mappa era un po' particolare. Dai allora.
Signori e signori, benvenuti a Siracusa. Sono andato in un benzinaio, non ci credo. E vai. Dove vai? Come sempre, c'è il tempo che fa, no? Io ritorno in treno, è una carrozza lunga 25 metri, non ci volevano far salire perché dicevano che non era adeguato per le biciclette, ma siamo saliti. Poi il problema, noi siamo diventati il secondo piano perché sono arrivati una coppia di brasiliani tipo con trasloco, con questo dentro c'è un bolognese, un cane lungo 10 cm, però arrivano da Malta e devono andare un solo, o devono andare a Malta, devono a Palermo, vabbè, simpaticissimi. Stiamo tornando da Falco, 52 km, un'ora e mezza di treno, per farvi capire, adesso siamo fermi, no, sta partendo, no, siamo fermi nel nulla, il capotreno ha detto, non è una fermata, è andato a dire quel coso là, ha spinto due pulsanti, ah, volevo dirvi, nuovo upgrade, questa è Camilla, questo sono io, e anche questa avventura è fatta. Centello, treno, le beghe, ma finalmente c'è Falco, amore mio, di fianco ai carabinieri, poi vi racconteremo un po'.